C'è l'entusiasmo di un uomo che ama non farsi scappare nessuna occasione. C'è il racconto di vite che hanno sfiorato e abbracciato la sua. C'è la storia di un ragazzo, ex fotomodello, che ha visto stravolta la sua esistenza in una mattina di 3 anni fa. Sullo sfondo di tutto questo, però, c'è la voce di una forza che viene da dentro e che trascina tutto in avanti. È lui, Ivan Cottini, che lotta per fermare la progressiva perdita di autonomia. È lui, il guerriero che combatte per non lasciarsi vincere dalle difficoltà e per trasmettere un messaggio importante a chi sta affrontando una grande battaglia come la sua. È lui, giorno dopo giorno, a vincere sulla sclerosi multipla. 27 anni non ti puoi permettere di farti portare via i sogni. Io ho ancora tante cose da realizzare e tante cose che voglio fare e di certo non è la malattia che mi porrà al limite di non realizzare questi sogni. Uno di questi sogni Ivan è riuscito a realizzarlo insieme alla sua compagna Valentina, che sabato notte ha dato alla luce Viola. La bimba è nata all'ospedale di Fano, mentre a Monte Maggiore al Metauro sta mandando in scena Un desiderio tra le stelle, uno spettacolo di beneficenza da lui ideato con lo scopo di raccogliere fondi per realizzare un presidio dell'AISM, l'associazione italiana contro la sclerosi multipla nell'entroterra della provincia di Pesaro e Urbino. Ma quella sera al guerriero è bastato uno sguardo negli occhi di questa creatura per capire davvero di aver vinto contro la malattia. In quella notte sono diventato papà, sono tornato a camminare e sono guarito. Felicità e commozione che sono aumentati quando l'ho annunciato telefonicamente al pubblico presente all'evento. Senti, sei entrato in sala parto? Pronto? Sì, sì, sono stato dentro ogni minuto. Coraggioso. Ogni istante. Coraggioso in tutto e per tutto, veramente. Sei un leone, veramente. Ma tu è il nostro guerriero. Fate gli auguri a nonno Luca. Facciamo gli auguri a nonno Luca. Grave è smettere di lottare, secondo Ivan, che grazie ad AISM ha imparato che non esiste oceano che non possa essere superato. La vita ne abbiamo solo una e ogni giorno, anche se dovessimo condurla seduti o sdraiati, noi dobbiamo viverla ogni giorno. E tu sei anche diventato testimonial nazionale per AISM. Sì, io sono diventato testimonial AISM nazionale e adesso dal periodo di novembre-dicembre mi vedrete a recapitare nelle vostre cassette delle posta con questo cartoncino di pubblicità per AISM. Che cosa ti auguri per il futuro? Guarda, io più che altro mi auguro di godermi mia figlia il più tempo possibile. Hai trovato anche una mamma davvero speciale. Ho trovato una donna fantastica e secondo me lei è la vera eroina fra tutti noi, perché lei che ha accettato la mia malattia è una persona che comunque c'è sempre stata anche nel momento che cado per terra o che mi devo pulire. È una cosa molto rara da trovare oggi, una persona che accetti questo. Eh sì, il vero amore riesce a dare speranza, conforto e la certezza della felicità qualsiasi cosa accada, ed Ivan ha sempre seguito il suo cuore. Ma se si lotta insieme, più facilmente si possono vincere le sfide. Un obiettivo ben chiaro, perché comunque questa è una malattia molto costosa, una malattia che non trascina solo me in questo vortice, ma trascina anche tutta la famiglia e tante persone anche intorno alla famiglia. Quindi io, con tutte le mie iniziative, spettacoli teatrali come tu ricordavi e tante altre cose che faccio, voglio creare questo centro di, non di accoglienza, ma un centro di supporto per le famiglie che comunque si trovano ad affrontare le grandissime spese e i grandissimi viaggi che noi portiamo a seguito. E quindi aiutate, aiutate, aiutate. C'è bisogno anche del vostro aiuto. E mai smettere di lottare? Mai smettere di lottare, quella è la più grossa cazzata che possiamo fare. Ogni giorno dobbiamo viverlo da protagonisti. Grazie. Grazie a voi.